Ferrari, Moto3 al Mugello Circuit, con purtroppo dal bosco, lo vedete laggiù, primo colpo di scena che non riesce a prendere il via, si scatta quindi con la pole position della tabella tricolore di Cristian Borelli, pilota del Pucci Moto Factory, che ha vinto per un soffio su Pritelli, su Savino e Barbagallo la gara del sabato. Difficile ipotizzare che qualcuno possa andare via, perché i primi hanno dimostrato per tutto il weekend di avere un passo molto molto simile, molto ravvicinato, e infatti sarà così, gara di gruppo di testa per sei piloti fino alla fine. Tanti sorpassi, vediamo Savino, vediamo Barbagallo, vediamo Borelli, Pritelli, ottima anche Elisabetta Monti, ottimo anche Martin Alberto Gagliuto, sono loro che riescono a prendere poi il margine decisivo per staccare Martinazzi, Cancellieri, Giuliani e Sheldon, che non riusciranno a rientrare perdendo sempre più terreno. C'è qualche tentativo, ci prova Borrelli, ci prova Barbagallo, anche Savino sempre molto attivo nel cercare spazio per sorprendere gli avversari, ma la gara vive delle emozioni, dei mille sorpassi, ma dell'impossibilità per alcuno dei sei piloti di trovare il margine sufficiente per andarsene. Martino Alberto Gagliuto in bagarre con Savino alla Palagio, finisce giù proprio nel finale di gara, occasione persa per i piloti dell'Alto Goresi, che poi è super volata ed il risultato è pazzesco, incredibile, perché vince Johnny Barbagallo con soli 3 millesimi su Pritelli, 7 su Savino e quarto Cristian Borrelli. Finale di gara, davvero pazzesco per la pre-Moto3. Dunlop Chip 2024 Round Path al Mugello Circuit con la Superbike. Dopo la vittoria di Del Bianco nella giornata di sabato, la caduta di Piro, l'infortunio di Roberto Mercandelli che purtroppo non è al via, si parte con gara bagnata, wet race, anche se inizia a splendere il sole sul circuito toscano. Michele Pirro parte con decisione, va subito al comando, riesce ad avere la meglio sulle Yamaha DMR Racing di Alessandro Del Bianco e di Riccardo Russo. Jarno Iverno con la BMW purtroppo out, stava facendo una bellissima gara nei primi giri, davvero molto molto bene. Risale la corrente come un salmone, velocissimo Simone Saltarelli con la Honda del TCF Racing Team, recupera posizioni su posizioni, guadagna anche su Del Bianco fino a portarsi al secondo posto. Bene anche Luca Vitali con l'altra Honda, però in questo caso della scuderia Improve by Firenze Motor, e diverse scelte di gomme portano a una gara molto altalenante dal punto di vista cronometrico. Michele Pirro velocissimo nei primi giri, prende un grandissimo margine e poi attenzione alle sue spalle, si scatena la battaglia con Saltarelli che va a prendere il secondo posto su Luca Vitali, Luca Vitali che però risponde mentre Michele Pirro è chiamato a gestire con la gomma posteriore che perde qualche pezzo nel corso della gara, ma riesce a vincere, contiene il ritorno di Luca Vitali secondo, Saltarelli è terzo, quarto Del Bianco, un po' più lontane le Aprilia che riescono a spingere, ma soltanto nel finale di gara Michele Pirro e Ducati Barney Spark Racing Team consolidano la posizione in vetta alla classifica di campionato. ...600 Next Generation al Mugello Circuit, gara 2 quella della domenica, con tantissima attesa dopo il successo del giorno prima di Puscetto su Mantovani e Stirpe. Si doveva partire con gara bagnata e doppio giro di warm up, invece no, all'ultimo la direzione gara, visto che il sole splende al Mugello, decide di dichiarare gara asciutta e si parte così, quindi tutti con le slick, un elemento in più, andare a capire e riuscire a interpretare in breve tempo per tutti i piloti. Si forma un quartetto, soprattutto Mantovani e Stirpe sono velocissimi, prova a rimanere con loro anche Bussolotti, poi Andrea Giombini, Broncos Racing Team, che prova a rimanere agganciato ai primi ma è in difficoltà. Alle loro spalle, a suon di giri veloci, grande recupero di Ottaviani e Dalla Porta, ritmo veramente devastante il loro per cercare di rientrare sulle prime posizioni. Gran duello, Mantovani e Stirpe continuano a superarsi, a mantenere un grandissimo ritmo, il pilota del Garage 51 e quello invece del Mesaroli Racing Giobini si è allontanato in difficoltà, anche Bussolotti soffre, non riesce a rimanere agganciato dai primi, ne approfitta quindi Lorenzo Dalla Porta per andarlo ad attaccare, così come Ottaviani che a sua volta la meglio sulla porta nel finale. Mantovani in vetta, nel cambio di direzione un super sorpasso, poi è volata finale, si toglie dalla scia Stirpe che ha un colpo di gas veramente mostruoso, va a vincere, grandissima vittoria per lui, Garage 51, secondo posto per Mantovani, terzo per Luca Ottaviani. Allora,
Super Sport 300, gara 2 della domenica, la Dunlop Civ per il round Pata. Sul tracciato toscano si riparte dalla pole position di Nicola Plazzi. Zannone invece vincitore il giorno precedente davanti a Cazzaniga e Coppola. Pista bagnata, due giri di warm up, però sostanzialmente riesce la 300 a scattare con una pioggia che ormai non sta più scendendo. Ne approfitta subito Giacomo Zannoni per portarsi all'attacco davanti a Nicola Plazzi, Chris Wright, Troiolo, molto bene la sua partenza. Anche Salvatore Germano cerca spazio come Guido Fina, mentre più in difficoltà il leader con la tabella tricolore di campionato, ovvero Coppola, Alfonso Coppola, e anche all'Emanuele Cazzaniga, che soffre nei primi giri per trovare un ritmo che sia accettabile. In queste condizioni Troiolo cerca un sorpasso all'esterno. In prima variante finisce giù e poi purtroppo anche Zannoni. Anche Zannoni coinvolge Germano nella caduta. Non ci sono conseguenze per i piloti, ma sta iniziando a piovere. Inizia a piovere più forte e ci sono tanti, tanti problemi. Anche Bonetti giù. E nel gruppo di testa si va via via sfaldando. Si perdono pezzi e purtroppo anche Fabio Zanellato con la Kawasaki 2R Racing, partito dalla 17ª posizione in lotta per il podio, finisce giù. Occasionissima persa per lui. Ne approfitta Wright per allungare. Chris Wright fa un capolavoro negli ultimi giri, nonostante la pioggia calda copiosa, va a vincere. Grandissima gara per lui. Wright davanti a Plazzi, secondo posto, e poi Guido Fina che in volata riesce ad avere la meglio su Alfonso Coppola, che rimane comunque leader della classifica tricolore. Grande Chris Wright. Moto3 al Mugello Circuit, al Dunlop Civ campionato italiano velocità, per la seconda gara, quella della domenica. Gara asciutta, condizioni ideali con l'asfalto attorno ai 40 gradi, scongiurato oramai il rischio della pioggia. Si riparte con la super sfida tra il poleman e vincitore delle prime 5 gare di campionato, Marco Suruda, con la GP Project Racing Team Two Wheels Polito, e Elia Bartolini, Lucky Racing Team. In effetti il copione è quello conosciuto, i due se ne vanno, c'è però una bella battaglia anche alle loro spalle con Christian Lolli, con Venturini, con Michiron e con Casalboni in quattro per il terzo gradino del podio. Là davanti intanto si va a suon di giri record, un ritmo veramente impressionante fino al 56,9, demolito quello che sembrava già un super record ottenuto lo scorso anno dallo spagnolo Vicente Perez, sempre qui naturalmente nella Moto3 del Civ. Casalboni perde leggermente ritmo, in questo caso ne approfitta Michiron. Venturini trova spazio ancora all'interno. Lolli, grandissima bagarre, grandissima lotta tra questi piloti, e poi il gran finale di gara con Bartolini che va ad attaccare Marco Suruda, che reagisce alle Biondetti. Ingresso pazzesco sul cordolo per Elia Bartolini, questa volta potrebbe essere la volta buona. Bartolini si presenta primo sulla linea del traguardo, però di scia e di velocità non si scompone. Marco Suruda che fa 6 su 6, grande vittoria per lui. Il GP Project Racing Team Two Wheels Polito secondo, Elia Bartolini con Lucky Racing Team, mentre Lolli vince la volata per il terzo posto. Cecchini Racing Team davanti a Eric Michiron, We Race SM Post Corse.